Ma non servono. No, però ci rivertiamo lo stesso perché non so se vanno informato che con questi spettacoli della Calura facciamo dei racconti. Facciamo tutta una serie di racconti, in particolare ci siamo messi in testa. Attenzione, popolazione! Ci siamo messi in testa di raccontare la storia dell'Italia meridionale e della Sicilia, contare tanti fatti che non si contano e farlo anche in modo simpatico, divertente, no? Che coinvolgere pure tutte queste persone, perché sono fatti anche un po', certe volte pure un po' pesanti, scocciamo. Allora, pigliamole in allegria, portiamoci queste installazioni, le carte giganti, i cartelloni, portiamoci le cantore, i zampognari. E poi me la porta pure a me, però questa ti serve? Questa qua, caro Domenico, che cos'è? Questo è il regno delle due Sicilie. Regno delle due Sicilie. La nostra storia si intreccia anche per un lungo periodo con... 8 secoli. Quanti? 8 secoli. A bellezze 8 secoli, senza fare né troppe guerre, insomma... Mai guerra fondai. Mica poco, tu sai. Poi dopo si è cominciato un po' di guai, ma dicono che non finiscono qua, quindi siamo tranquilli. E niente, noi la vogliamo raccontare, quindi la storia, però spesso a volte accade che chi fa revisionismo storico, chi in qualche modo vuole dire un'altra qualcos'altro, secondo me spesso si concentra troppo sul periodo del brigantaggio, no? A volte si parla di sud, del problema di sud, spesso ci si concentra assai sul periodo del brigantaggio, quindi il periodo dell'unità d'Italia, il brigantaggio che ne viene dopo, e molte volte si ignorano tanti fatti. L'idea che abbiamo avuto facendo ricerche e studi è quella, per avere anche una visione un po' più completa, di studiare e capire almeno gli ultimi 2 secoli della nostra storia, alcuni momenti importanti. Infatti questo viaggio, che si chiama Monnuera, comincia con l'eversione della feudalità, 1806, momento importante, perché nel 1806 arrivano i francesi che fanno... Che succede? Avviene molto prima. L'eversione della feudalità. E quando avviene? Già nel 1734, piano piano, e poi... Alcune comunità... No, ma molte, dalla mia terra di lavoro, già molto tempo prima vendere la questione. Però in altri posti, per esempio... Viene propagandato il decennio francese, ma viene molto prima. Certo. Perché poi, per esempio, no, se, allora... Cioè, avviene per esempio nel 1806, formalmente, diciamo... Sì, ma si passa dal feudalesimo al latifondo, esatto. dalla padella all'abbraccio, e poi abbiamo, infatti, finisce la versione della feudalità, ma tanti problemi restano irrisolti perché i feudi si trasformano in latifondo. Peggio ancora. Abbiamo praticamente gli stessi rapporti sociali, se non peggiori, che persistono fino agli anni 40. Da proprietà pubblica a proprietà privata. Certo, infatti la rivoluzione francese fu una rivoluzione borghese. E infatti tanti problemi poi persistono fino alla seconda guerra mondiale. Abbiamo nel Marchesato di Crotone, nella Piana di Sibari, in Sicilia, soprattutto dove c'erano le terre migliori, continuava a esserci grandi proprietari terrieri, gli agrari e i miserabili. E infatti parlare di tanti fatti che sono successi nella nostra storia, brigantaggio, va bene, ma c'è per esempio una pagina molto molto importante che è il dopoguerra al sud, che fu un periodo di grande partecipazione politica e civile. La Calabria fu l'epicentro e poi insomma portò dei cambiamenti, una serie di cose che hanno visto anche una trasformazione positiva verso il sud. Ci sono stati anche problemi risolti, contraddizioni e quant'altro, ma è importante anche rivedere quella che è la nostra storia dal dopoguerra ad oggi, partendo proprio dalle lotte contadine, dal movimento contadino, per l'occupazione delle terre, per il lavoro, per i diritti. Noi ci fermeremo un po' prima però, quindi non arriveremo alla Seconda Repubblica, al 1992. Stasera la facciamo in versione un po' più, come si dice, stringa, perché diciamo che per l'uomo contemporaneo si affida quasi esclusivamente alla storia, no? Anche alcune espressioni, la storia maestra divina, studiate la storia così capite tutto.
Per l'uomo primitivo invece contavano i cicli cosmici. L'orbitus. Per l'uomo primitivo invece contavano i cicli cosmici, quindi l'alternarsi delle stagioni, e il movimento del sole, della luna, e a questo venivano accompagnati anche una serie di rituali, come può essere il carnevale, come può essere le cerimonie legate ai lavori agricoli, alla mietitura e tante altre cose. Per questo motivo, prima di cominciare questo viaggio, ci piace fare un rituale, che per noi è un rituale propiziatorio di buona fortuna, che si ispira a una cerimonia che si faceva non lontano da qui, che è rimasta intatta nel tempo fino agli anni 50 a San Giorgio Lucano, che è la cerimonia della mietitura. Chi non la conosce, è una cerimonia molto particolare, perché c'era un mietitore che faceva il caprio, l'uomo capra, però a differenza dell'us di altre maschere non diventava completamente bestia, ma si vedeva sia l'aspetto del mietitore che quello dell'animale, in qualche modo personificava lo spirito del grano. Gli altri mietitori si facevano finta non di mietere il grano, facevano finta di fare una caccia proprio a questo caprio. Una volta che era rimasto l'ultimo covone, veniva tagliato questo covone e questo uomo caprio veniva simbolicamente ucciso. E poi continuava questo rituale, noi stasera lo metteremo in scena tutti insieme e poi si comincia finalmente a fare questo viaggio nella nostra storia.